Caro Lele, che tramonto. Che tramonto. Ma cosa facciamo fare a questi ragazzi? Cosa vuoi che ti dica? Non saprei. Sai, oggi ho girato un po' per Ortigia, questa penisola che propende verso il mare. Propende? Propende, ti piace propende? Propende. Ecco, e devo dire che è pieno di locali molto carini, è pieno di negozietti, però mi è mancato proprio il fattore umano, cioè il popolo. È poco abitata. Il popolo di Ortigia. Secondo me, come in tutti i paesi del sud, nel momento in cui hanno avuto due soldi, sono scappati da quello che loro consideravano miseria, no? In sì, qualche modo, certo. Queste case fatiscenti. Il vecchio. E le hanno lasciate poi ai turisti che le hanno ristrutturate, ai locali che le hanno occupate. Secondo me dovremmo fare qualcosa per ripopolare questa... Ripopolare Ortigia. Questa roccia propendente verso il mare, propulsa nel mare. Verso il mare. Ripopoliamo Ortigia. Ripopoliamo Ortigia. Secondo me il brief è ripopoliamo Ortigia. Non in senso sessuale, in qualche modo. No. Beh, quello. Cioè, senso, riportiamo gli abitanti, i siracusani, in quello che è la loro storia, in qualche modo. Quindi una campagna rivolta non tanto ai turisti che già ci vengono, chi se ne frega, basta, anche troppi, grazie, ma i siracusani, riprendetevi in mano, riappropriatevi della vostra terra, delle vostre rocce, radici, le vostre radici. E io con direi un mare, un tramonto così, credo che con questo li abbiamo messo bene in difficoltà, sti poveri ragazzi. Sì. Però io il brief glielo darei non così, a tavolino. Ma ci abbiamo un mare così vasto, così bello. Li convochiamo in mezzo al mare. Sì, vediamo un po' se qualcuno annega anche. Se annega vuol dire che non era capace di stare a gara. Non era all'altezza. Non era all'altezza. Non era all'altezza. O tocca o nuota. No, io li farei nuotare domani mattina. Facciamoli nuotare. Ok. Quelli allora, che non stanno a galla, peccato. Diamogli un appuntamento così comodo, alle 5:30 di mattina. 5:30? 5:30. Io non ho niente da fare domani alle 5:30. No, 5:30, adesso vediamo. Forse 5:30 siamo troppo buoni. 5 di mattina. 5 di mattina. Al sorgere del sole, che sorgerà dall'altra parte, di tra parenti. E vediamo un attimo che cosa combinano. E gli diciamo di far ripopolare Ortigia. Di far ripopolare Ortigia. Mi sembra un'idea bellissima. Complimenti. Complimenti a te, l'hai avuta tu l'idea. Io te l'ho approvata. Ma tu sei stato molto stimolante. Stimolante, come questa musichetta che ci sta. Fantastico. Rovinando il tramonto. No, bellissima, guarda. Ci manca due ragazzotte giovani, perché noi no, anziani. Ho smesso. No, hai smesso. Ho smesso. Ti sei ritirato. Mi sono ritirato. Troppi problemi. Ma io avrei ancora qualche speranza, non lo so, però. Guarda, dai, che poi noi che fumiamo diciamo il toscano. Sì, io lo faccio per tenere lontane le ragazze, tra poco. O non le baci? No. Beh, dipende. Io porto sempre le caramelline, però. Il mental fasse. Stiamo dicendo troppe stronzate? Noi stiamo andando avanti a ruota libera, poi ci penseranno i tecnici a scortare le cose che stiamo incidendo. Bello, vabbè, è però qua. Molto bello. Si è mai chiesto perché? Ma è profondo? Mettono l'ancora così lontano dalla riva per non sentire questa musica. Per non sentire questa musica, certo, secondo me, per quello. Perché i velisti, i marinai sono furbi. Comunque alle nostre spalle c'è storia, diciamo. C'è storia. Quindi riappropriamoci del siracusani, riappropriatevi della vostra storia. Esatto. Questo è il brief. Il brief.